Eccoci, eccoci, questa è una delle canzoni contenute nel CD di Cassandra De Rosa, la canzone Gocce in mare aperto e che dà anche il titolo all'intero CD. Siamo qui su Radio Gamma Stereo 1, Giancarlo Luigi e Mauro Ingafu, che vuole lui in particolare salutare Cassandra, ma glielo consentiremo soltanto tra un po'. La presento prima, Mauro, va bene? Allora, Cassandra De Rosa è un'artista, una cantante, una voce dolce e potente, una splendida ragazza. Signori, Cassandra De Rosa. Buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a te. Ciao Cassandra. Buongiorno Mauro, ciao. Stamattina sei stato partecipe di questa mia disavventura. Sì, sì, non l'abbiamo ancora detto, ma hai avuto dei problemi in aeroporto. Sì, no, ho avuto proprio problemi in generale. In generale. È una giornata, ragazzi. È iniziata un po' così, però vabbè, forse ho il sollievo di sapere che dormirò un'oretta o due in aeroporto. Questa è la vita degli artisti, cara Cassandra. Sì, è vero, è vero. che artista? Ma comunque, oggi è un po' più freschino, questo è l'importante, così non si muore di caldo. Piove a Milano? Qui no, fa caldo comunque, ti garantisco che siamo in condizioni estreme io e Mauro. Ah, qui c'è questo vento fortissimo, quindi... Vabbè, guarda, io sono in topless e Mauro è in bikini, quindi... Ah, non oso immaginare la scena. Ecco, non è un bel vedere. Cassandra, in sottofondo sai che noi stavamo mandando la tua canzone... Sì, Gocce in mare aperto. Esatto, sì, l'hai ascoltata in preascolto. Io vado subito a leggerti un SMS, certo. Va bene? Allora, ciao Cicci, in bocca al lupo per stasera. Non posso essere in radio perché sto partendo, ma ti sono sempre vicina e ti adoro tanto. Ilaria da Roma. Grazie mille, Ila. Ti mando un bacione anch'io, vedo che siamo tutti in partenza. Tutti beati voi che partite tutti, io e Mauro siamo qui al chiodo. Ma tu parti perché stasera sei a Cagliari, credo, vero? Sì, stasera sono a Serrenti, precisamente. Serrenti. E farò il concerto lì. E poi possiamo dire che domani sei a Diano Marina, in provincia di Imperia? Sì, in realtà sono in un paesino che è un po' più lontano di Diano Marina, che già le mie cassandrine avevano notato questo sbaglio. Ecco, quindi, anch'io. Se volete, potete guardare sul sito anche di Laura Bono. Sì. Perché lei sarà con me quella sera insieme a... Laura Bono è un'altra bravissima artista. Come? Laura Bono è un'altra bravissima cantante. Sì, infatti saremo io, lei, Simone Sassiri e Pasqualino Maione, che sono dei ragazzi della mia edizione. Sì, Pasqualino lo ricordo anch'io molto bene, è simpaticissimo. E poi il 29 sarei a Deruta, in provincia di Perugia. Il 29 sarò a Deruta, poi il 28 invece sarò a Faenza per un tour. Sono dei vostri colleghi toscani e anche insomma sparsi un po' da altre parti e comunque insomma tutte le mie date poi si possono vedere sul sito ufficiale www.cassandraderosa.it. certo, quello lo avevamo comunicato anche noi, il tuo sito ufficiale, quindi potete, chi volesse potrebbe, può già andare adesso a controllare e a scaricare. E poi dobbiamo dire che prima abbiamo fatto sentire il tuo brano, quello dedicato ad Eddie. Sì, ce l'ha richiesto sempre Ilaria e noi l'abbiamo mandato. E volevamo, ecco, visto che ne hai parlato anche domenica sera alla Torre d'Oro, alla Nuvio, che ci dicessi di questo, perché tutti i nostri ascoltatori faranno a gara per scaricarlo, visto che è a scopo benefico. Sì. Guarda, allora io seguo Eddie da ormai, vabbè, quest'inverno, da quando ho conosciuto suo padre Maurizio Guanta, che saluto tantissimo. Lo salutiamo anche noi. E naturalmente anche tutto il resto della famiglia. Certo. Eddie è un bambino di 3 anni, è affetto da distrofia muscolare di Duchenne Becker, sì, una forma altrettanto rara. Guarda, io ho scelto di seguire Eddie non solo perché è un bambino, ma anche perché purtroppo questa malattia colpisce milioni e milioni di persone in tutto il mondo, non solo, non c'è solo la storia di Eddie, e quindi io penso che anche lui, anche se ancora piccolo, voglia che insomma questo aiuto da me, ma per lui e per tutti gli altri bimbi. Quindi per questo è nata proprio l'associazione Parent Project, che è un'associazione Onlus, sì, che ci sta insomma aiutando con ufficio stampa, insomma con
con tutto a realizzare questa ricerca, insomma a concretizzarla, quindi ad ottenere i fondi giusti per scegliere un bando di scienziati, di persone che poi studieranno appunto la cura, se insomma si riuscirà a trovare, ma sicuramente quindi, sì, perché veramente di fondi ne stanno arrivando molte. E di questo siamo felicissimi. Sì, sì, infatti le persone si stanno dando molto da fare, non devo, cioè veramente non mi lamento. Ma quando ci sono poi i bambini, quando poi ci sono i bambini di mezzo, tutti siamo più sensibili, no? Sì, siamo tutti un po' sensibili, però guarda, ti dico che per esperienza personale purtroppo alla beneficenza non ci si crede al primo momento. Lo so, è vero, è vero. Molte persone hanno anche giocato su questa cosa e purtroppo mi è capitato di conoscerne alcune. Solo che io ho conosciuto Maurizio, ho conosciuto l'associazione, ho conosciuto anche altre persone che ci hanno messo l'immagine, ma anche la famiglia stessa ce l'ha messa, quindi ho visualizzato tutto prima di farlo, perché volevo fosse una cosa seria questa volta, volevo fosse una cosa bella, una cosa che appunto mettesse anche la mia voce dentro. Quindi infatti è nata anche questa canzone, scritta da Alessandro Antonino Magnisi, che è un amico loro di famiglia, un autore, e insomma io l'ho interpretata per lui. E spero che appunto le persone siano tanto sensibili a tal punto o di dare comunque un contributo direttamente all'associazione Parent Project tramite il sito, e poi anche comprando appunto, scaricando da iTunes, esatto, sì, legalmente questa canzone, che si chiama A Song for Eddie, è al costo di 99 centesimi, è completamente devoluto in beneficenza a favore di questa associazione. Completamente. Io ringrazio anche in diretta la Pyramids, sì, tranquilla, Digital, che è la, diciamo, la discografica digitale, ecco, che ci ha fatto promozione e ci ha inserito il brano su iTunes. Tra l'altro sta andando molto bene. Beh sì, sì, ho visto anch'io le visite, il numero è incredibile. Sono notevoli, sì, per sì, la sì, causa, sì, che è incredibile. Per, insomma, il personaggio che sono io, che non sono in TV ogni giorno, quindi per me è già tanto ricevere tutti questi fondi per questa famiglia. Per, guarda, questo ti fa immensamente onore. Noi abbiamo avuto il piacere di conoscerti, Mauro ed io, e quindi possiamo dire anche noi, possiamo testimoniare che sei una splendida persona, e quindi tutto grazie, quello che dici è realtà, quindi può stare tranquillo, soprattutto i nostri ascoltatori che ci stanno appunto ascoltando in questo momento possono stare tranquilli e acquistare anche più di una volta, se vogliono, da iTunes. Al massimo delle volte, per far sì che la canzone abbia anche una certa importanza, sono 3 volte al giorno, sia su iTunes che su Mondadori. C'è anche la suoneria di la Mondadori, sono stati gentilissimi, perché comunque la canzone era stata scaricata molto. Quindi insomma, qualunque cosa, giusto per aiutare comunque una causa benefica, che vale, veramente vale. Noi apprezziamo questo tuo accoramento nei confronti di questo bimbo e ti leggiamo un messaggio appena arrivato. Grazie per aver invitato Cassandra, artista e persona meravigliosa. Ciao a tutti, Emi. E quindi anche questo testimonia il fatto che sei, riconoscono a te questo particolare modo, questo particolare tuo, insomma, attaccamento a questi sistemi, a queste cose, insomma.